Ben trovato a Vinicio Sesso in collegamento da Seriate. Buon pomeriggio, Vinicio. Pomeriggio a voi, mi sentite? Sì, forte e chiaro e grazie per questo tempo che ci stai dedicando, anche perché immagino al di là di il tempo passa difficilmente. Come sei messo lì? Possiamo darci del tu? Sì, certamente, buongiorno a tutti voi. Allora, il tempo passa con qualche difficoltà, abituato a lavorare, quindi da casa è molto più complicato, ho un po' di hobby. Per fortuna, io occupo un po' di tempo della giornata, ecco. Se io parlo di palommina, se parlo di castagna, se parlo di sorgenti, se parlo del santuario del Santissimo Salvatore, ci dici di dove sei originario? Io sono originario di Montella, e sono però da tanti anni che sono a Bergamo. E sono dall'82 a Bergamo, dopo la laurea sono emigrato perché prima di questa esperienza attuale ho fatto un'altra anche impegnativa che è stata quella del terremoto, quindi non ci siamo fatti mancare niente. Per cui sono da pochi anni che sono qui a Bergamo. Adesso abito a Seriate, che è un paese, una città, anzi, appena attaccata a Bergamo, proprio anche in questo caso quasi nel centro dell'epicentro, perché siamo vicinissimi a Nembro, ad Alzano Lombardo, i paesi tristemente famosi per questo coronavirus. Senti Vinicio, prima ti faccio parlare un po' di cose belle, nel senso tu torni in Irpinia, sì, è vero, torni ogni anno. Torno in Irpinia tutti gli anni, a cavallo, ne approfitto, ho ancora una casa dei miei genitori, paese che non abbiamo venduto. E a cavallo di Ferragosto diciamo, è un ritornare alle origini che mi fa sempre bene, mi ricarica per l'anno successivo. E spero di tornarci anche quest'anno, ovviamente, di non perdere questa buona abitudine. Ferragosto speriamo possa essere per quella data, insomma, l'Italia uscita dal tunnel della emergenza e in una fase successiva dove evidentemente ci saranno altre misure, altre attenzioni, ma noi speriamo davvero di averti per Ferragosto, come ogni Ferragosto, come da tradizione. Dal tuo osservatorio invece, Vinicio, ecco, che cosa ci puoi dire? Come sta andando effettivamente a Bergamo e dintorni in queste ore? In questo periodo posso immaginare che sta andando un po' meglio perché soprattutto immagino riguardo le terapie intensive e gli accessi in ospedale, non tanto per quanto riguarda il numero di affetti da questo coronavirus, perché il numero che quotidianamente esce nell'aggiornamento quotidiano della Protezione Civile non corrisponde alla verità. Non corrisponde alla verità perché il numero di ammalati è decisamente superiore, perché i tamponi vengono fatti, immagino, quasi solo in casi abbastanza eccezionali. Quindi la diffusione del virus qui da noi è molto, molto, molto più alta rispetto alle statistiche ufficiali. Quindi il problema grosso che c'è stato, questo tsunami che ci ha colpito, che in questo periodo ha colpito soprattutto gli accessi in ospedale e gli accessi alle terapie intensive, e quindi questo poi ha determinato anche il numero di morti che purtroppo dalle nostre parti c'è stato. Quindi bisogna fare molta, molta, molta attenzione affinché questo fenomeno possa essere contenuto, e come adesso piano piano da queste parti sempre che ci stiamo arrivando, e quindi evitare appunto quello che dicevo prima. L'intasamento delle strutture sanitarie con tutti i rischi annessi e connessi. Porto un banalissimo esempio: ho tantissimi amici che hanno avuto problematiche legate a questo virus e non hanno visto i medici, non hanno visto, non hanno visto gli ospedali, non hanno visto i pronto soccorso, non hanno visto i tamponi, e la maggior parte di questi si sono dovuti curare a casa. La maggior parte ce l'ha fatta. Ma tanti di questi conoscenti, tantissimi, moltissimi conoscenti, purtroppo o amici, non ce l'hanno fatta. E quindi bisogna porre la massima attenzione. Il pericolo è ancora costante, non,
la fase grave, la fase pericolosa non è ancora terminata. Non è ancora terminata né in Lombardia né in tutta Italia, mi permetto di dire. Qual è il messaggio allora per l'Irpinia? Ecco, qual è il consiglio, piuttosto che il monito, piuttosto che l'appello accorato che tu vuoi fare alle persone che ci stanno ascoltando? Io sono moltissimo legato alla mia terra d'origine, moltissimo legato a Mondella, moltissimo legato ad Avellino, diciamo, alla mia provincia, per cui mi permetto di invitare tutti i miei compaesani, i miei comprovinciali, i miei corregionali a porre la massima attenzione. Il virus purtroppo è ancora tra di noi, non è stato ancora debellato, quindi di porre la massima attenzione possibile. Quello fatto in Campania è lodevole. Sono stati presi interventi tempestivi e mirati e con la massima attenzione. Però tutti dobbiamo dare una mano, lo dobbiamo fare anche per rispetto di tutti coloro che sono morti, per rispetto di chi sta soffrendo ancora, per rispetto di noi stessi, dei nostri familiari, ma rispetto anche nei confronti. Dobbiamo avere un fortissimo senso di responsabilità nei confronti anche di chi è costretto a lavorare per far sì che noi possiamo stare a casa. E quindi parlo dall'addetto delle pulizie fino al primario, dal poliziotto, dai carabinieri, dalle forze dell'ordine, da tutti coloro che stanno lavorando per noi, anche per la nostra salute. Quindi attenzione, attenzione massima, soprattutto in questo periodo, perché adesso andiamo verso le feste pasquali, verso Pasquetta, dove tutti quanti noi vorremmo andare in giro. Io sono un runner, quindi, ma è un mese e un mezzo che non esco più e non corro, e questa è una cosa che mi manca tantissimo, come mi manca viaggi, come mi mancano i miei figli che sono lontani da me, li vorrei vedere, vorrei abbracciare e così via, ma non lo faccio. Sto a casa e quindi il mio messaggio è questo: rimanete a casa, restate a casa. Perché soprattutto in questo periodo, fino a che questo virus non si è attenuata questa forza, dobbiamo fare in modo che, rimaniamo contagiati e soprattutto non contagiamo gli altri. Questo è il messaggio che mi sento di dire. Vinicio, noi intanto ti ringraziamo, salutiamo anche la tua famiglia, sappiamo che i tuoi ragazzi sono, tra l'altro uno è medico ed è impegnato, quindi davvero il nostro abbraccio però a tutta la famiglia. Poi quest'estate recupererai sull'altopiano di Verteia, no? Qualche camminata all'interno della montagna non mancherà. Anche Senti. Ma la gente ha compreso fino in fondo che cosa. da noi inizialmente è stato molto molto sottovalutato, quindi io dico che appunto l'esperienza cinese a noi non ha insegnato niente, però spero, ha insegnato poco, ha insegnato poco. Spero però che l'esperienza lombarda insegni a tutte le altre regioni come fare e come reagire. Quindi non sottovalutiamolo questo aspetto. Un mese a casa, 2 mesi a casa non succede niente. Se mi dai 30 secondi ancora, io sono un collezionista, quindi il mio tempo lo occupo con quest'hobby. Oggi ho in mano una cartolina postale di un prigioniero di guerra in India. Anche mio papà è stato prigioniero di guerra, quindi i nostri genitori, i nostri nonni hanno sofferto molto di più probabilmente. E questa è una ragazza che scrive al tenente, fidanzato, e dice: sono trascorsi 9 anni dall'ultima volta che ci siamo visti, ma siamo giovani ancora, e il nostro avvenire sarà gioioso. E il nostro amore appianerà qualsiasi difficoltà. Questa famiglia, questi due ragazzi, non si sono visti per 9 anni, eppure sono sopravvissuti, eppure si sono ritrovati. Noi, se facciamo qualche sacrificio qualche mese, sicuramente ci ritroveremo a Ferragosto, che è solo qualche mese. Grazie anche per questo splendido ricordo e speriamo di abbracciarti presto in Irpinia. Ti aspettiamo. Soprattutto vi vorrei riabbracciare tutti, ecco, fate in modo di farvi trovare tutti.
Ok, allora ci impegniamo, prendiamo questa promessa in diretta per fare in modo che poi a Ferragosto ci vediamo sull'altopiano di Verteia, ok? Grazie, grazie, grazie mille, grazie a voi. Arrivederci.